Innanzitutto, sì, mi chiamo Giovanni Canistra, sono assessore all'urbanistica, al territorio, insomma, con le deleghe infinite nel comune di Pio Emanuele. E devo abbassare un attimo. Il mio punto di vista, adesso a volte ci rifletto, ma lo racconto un po', è forse un po' diverso dagli altri, nel senso che io sono, ho un incarico pubblico come assessore, ma sono, nella vita faccio l'architetto libero professionista. Sono stato anche 7 anni dipendente pubblico in un ente in provincia, nella provincia di Milano, e sono stato anche un dipendente privato in uno studio. Quindi vedo le cose anche un po' a 360 gradi e a volte mi accorgo che questo aiuta rispetto a per capire un po' gli ingranaggi di tutto quanto. Sì, noi ci troviamo in un momento drammatico, questo è inutile che lo rimarchiamo, il patto di stabilità, tutte le difficoltà di bilancio, sì, effettivamente è proprio una situazione drammatica. Poi comuni come il nostro, anche con fortissimi indebitamento, non ti permettono proprio di fare nessun tipo di valutazione, di pensiero, di investimento. E quindi, come dicevamo, lo diciamo tutti, dobbiamo rivedere tutte le nostre le modalità di intervenire e di ripensare. Io penso sempre, quando il legislatore dice che bisogna comportarsi come il buon padre di famiglia, se non ci sono soldi o qualcosa devo andare a toccare. Ma non vado a toccare, non so, la scuola del bambino, vado a rivedere un po' i miei costi, i consumi, dove posso tagliare, taglio. Normalmente cosa vai a fare? Vai a rivederti un po' le tue bollette, vai a controllare poi i tuoi consumi, rinunci all'abbonamento Sky, rinunci a tutto quello che è superfluo, per poter poi permetterti di andare avanti. Questa cosa, mi rendo conto, non si fa nella pubblica amministrazione. Ci sono cose che spesso ci dicono sono incomprimibili gli stipendi dei dipendenti, sono incomprimibili i mutui, sapete tutti, nei bilanci sono delle spese incomprimibili, però quello che sono i consumi energetici, che poi sono una grossa fetta, sono molto comprimibili, ma nessuno ci pensa mai. Cioè, una volta il diciamo politico, ma qua di politico, cioè, cosa faceva? Aveva in mente di fare qualcosa o perché c'era un bisogno, o troppo spesso sappiamo non ce n'era bisogno, ma si faceva perché qualcuno voleva farla. Si prendeva una decisione politica, si metteva lo stanziamento a bilancio, oppure tranquillamente si apriva ci si indebitava, si facevano i mutui e si procedeva con l'attuazione. Si è sempre andati avanti così fino a, diciamo, più di 10 anni fa, insomma. Adesso invece l'imperativo non è cosa voglio fare, l'imperativo è bisogna tagliare, cioè, perché non i nostri ragionieri, insomma, chi si occupa del bilancio, cioè, ci pone questo imperativo. Quindi la necessità di, cioè, quindi non siamo più noi a decidere cosa fare, ma il comando è bisogna tagliare, bisogna risparmiare, e cosa dobbiamo tagliare. Normalmente i nostri funzionari cosa ci dicono? Allora, tagliamo i servizi, aumentiamo la tassazione, vendiamo le farmacie, costruiamo, che per loro era automatico costruire per incassare oneri. Io, che voglio dire, faccio proprio l'architetto di mestiere, continuo a spiegare che questa è una pratica folle, perché gli oneri che entrano, e quindi mi collego al tema precedente, non sono mai sufficienti a ripagare quei servizi, parliamo di urbanizzazioni o poi tutti gli servizi correlati che quell'intervento genera. E quindi alla fine dall'incassare degli oneri nell'immediato poi si generano nuovi debiti, ma questo è ormai, chi lo ha studiato un po' queste cose, per questo bisogna evitare il consumo del suolo e rigenerare le città, rigenerare gli spazi, ma non entro in questo tema perché è già stato affrontato, ma è una cosa che mi sta molto a cuore. Quindi bisogna, quello che diciamo noi è cerchiamo di andare a tagliare gli sprechi, ma qua è una cosa veramente difficile. Ma perché è difficile? Perché bisogna usare l'intelligenza, ed è una merce rara, insomma. Perché ci sono le soluzioni che dicevo prima, sono molto più semplici.
Ma oltre all'intelligenza bisogna anche avere un atteggiamento onesto sulle cose. Cioè, adesso qui non entro in merito a questo, ma il tema della legalità e dell'onestà è, secondo me, centrale anche in tutte queste cose. Come dicevo prima, secondo me i grossi sprechi sono, in una parte di cose, nei consumi energetici. Un comune come Piave Nuvole, un medio comune di 15.000 abitanti, abbiamo €1.000.000-1.500.000 di consumi, cioè parliamo di illuminazione pubblica, l'illuminazione interna degli edifici comunali e il riscaldamento degli edifici. La prima cosa, banalissima, quella che tutti a casa nostra facciamo e quella che Angela ci aveva già suggerito tempo fa, chiamate tutti i gestori, vi mettete lì, picchiate i pugni sul tavolo e cercate di rivedere i contratti. Spuntiamo un 5% di risparmio e con quel 5% noi ci facciamo 10 volte il nostro bilancio per la cultura, perché noi abbiamo un bilancio oggi di 10.000 euro l'anno sulla cultura. Cioè, io non mi meraviglio la nostra assessora alla cultura che riesce tutte le settimane a fare delle iniziative, ma sono tutte iniziative gratuite, cioè, perché poi si deve fare così. E questa è una buona pratica comunque. Per attuare questi interventi, oppure il secondo modo è attuare degli interventi di riqualificazione energetica che generano dei risparmi. Io appunto anche per la mia professione, ma poi ormai è abbastanza evidente, cioè il 90-99% dei nostri edifici è fortemente energivoro, cioè parliamo di classi energetiche dall'A alla G. L'A consuma 30 kWh metro quadro anno, la G oltre i 270, ma oltre vuol dire 300, 400, cioè ci sono proprio, c'è un gap enorme. Quindi l'investimento che si può fare su un edificio per renderlo meno energivoro, non posso pensare di arrivare alla casa passiva o all'edificio, ma almeno molto meno energivoro, può produrre risparmi di 100 volte. Oppure per esempio quello sull'illuminazione pubblica è quello che spesso si dimentica. Adesso io 3 anni fa, proprio la prima cosa come amministrazione, quando siamo entrati, abbiamo subito pensato a questo, no? Si cominciava a parlare di LED, avevamo visto tutte le trasmissioni di Report che parlava di queste esperienze, tra l'altro nel sud Italia, e boom, ci siamo buttati a capofitto. E qua però ti scontri contro un muro di gomma. Il concetto è molto semplice: attuare un investimento ti permette poi dei risparmi. Quindi tutti ti dicono, vabbè, ma ci vogliono soldi. Le modalità ci sono, adesso ci sono società, ci sono le ESCO che praticamente affrontano loro l'investimento con il risparmio generato in tot anni si ripaga l'investimento e poi ti riconsegnano il bene riqualificato. Tu nel frattempo però da subito hai goduto la tua scuola, il tuo impianto di illuminazione gode di una miglior qualità, perché un bambino va in una scuola efficientata, ha comunque un comfort di un livello nettamente superiore, quindi tu da subito hai un godimento della cosa, ti può produrre, se vuoi, nei contratti anche un risparmio anche negli anni, oppure se uno vuole accorciare il tempo di rientro continua a pagare quello che normalmente paga. Cioè, se io pagavo 1,5 milioni di spese annuali, continuerò per quei 10 anni a pagarle. Questi soldi però non andranno nello spreco, ma a ripagare l'intervento. Quindi io fra 15 anni mi troverò tutte le scuole rifatte, a quel punto me le riconsegnano, il mio 1,5 milioni sarà diventato 500, 300, insomma, avrò... A secondo del tipo di intervento. Per esempio, si dice che se io vado a fare il relamping, il termine, cioè sostituire le lampadine, relamping, sostituisco le lampadine in una scuola, quindi è una cosa molto banale, in 2 o 3 anni mi ripago l'investimento, cioè metto le lampadine a LED in tutto l'edificio, che mi permettono anche di dosare l'illuminazione, come io nel mio ufficio, io ho un sensorino che costa 50 euro, che in funzione della luce che entra e esce da fuori, mi abbassa, mi alza la quantità di illuminazione. Quindi io, ogni momento viene dosato in automatico, ma sto parlando di una cosa proprio stupidissima. E questo è un rientro che si fa in 2 o 3 anni. Se vado a fare la riqualificazione di tutta l'illuminazione pubblica esterna,
Già parliamo di 300-400 mila euro che io spendo di energia elettrica e rientro nei 7-10 anni. Se vado a fare una riqualificazione energetica degli edifici, parliamo di 12-15 anni. Quindi capite, si può parlare anche di cominciamo a fare l'illuminazione interna, poi passiamo all'esterna, si possono fare tutte queste cose. E questo, come dicevo, si finanzia attraverso questi meccanismi, questi sono dei bandi particolari, adesso non voglio scendere nel tecnico. Il problema qual è? Che qua ci scontriamo contro la nostra pubblica amministrazione, contro tutto quello che noi conosciamo, insomma. Vi faccio l'esempio della cosa più semplice, quello che vedo che tanti un po' conoscono e adesso è un po' di moda, la questione dell'illuminazione pubblica e la trasformazione a LED, l'efficientamento dell'impianto. Noi abbiamo, ma altri comuni ce l'hanno al 100%, noi abbiamo il 50% degli impianti che sono di nostra proprietà, l'altro 50% di Enel Sole. Altri comuni so che hanno il 100%. Allora io, quando dicevo, vabbè, facciamo questo lavoro di efficientamento, no, non si può perché l'impianto di Enel Sole. Vabbè, andiamolo a riscattare. No, non si può perché ci costa troppo. Allora, indago un attimo, ma indagare vuol dire proprio scrivere due righe su internet e mi viene fuori la guida Ancitel, la linea guida operativa per la gestione degli impianti di illuminazione pubblicata dall'Ancitel. L'Ancitel non fa altro che fare una raccolta e mi dice che c'è il DPR 902 dell'86, nel caso in cui l'amministrazione non è proprietaria degli impianti e intende riscattarli dovrà seguire la procedura indicata da questo DPR. Prevede l'obbligo di preavviso con delibera consiliare, quindi quello che deve fare l'amministrazione è la delibera consiliare, per l'avvio del procedimento e la notifica al proprietario. Poi c'è una procedura che parla di 30 giorni, 15 giorni, cioè a leggere qui sembra che uno in tre mesi ha acquisito gli impianti dall'Enel. Va bene, noi avviamo la procedura. Tanto già qua un po' scontro con i funzionari perché sta cosa l'abbiamo dovuta ricercare noi. Avviamo la procedura, facciamo nella primavera del 2013 la nostra delibera, pronta fatta. Qui uno dice la volontà politica è chiara, l'indirizzo l'abbiamo dato. Ecco, cavolo. Praticamente ogni 2x3 dobbiamo sollecitare un po' gli uffici a fare questa trattativa con Enel, perché anche se la procedura è chiara poi non si avviano i procedimenti. Finché non chiamiamo Enel, Enel ci dice bella bella, se volete fate così, ma stiamo in causa 10 anni. Per le esperienze che loro ci segnalavano, ma io qua voglio anche sentire qualcuno di voi se avete avuto esperienze e anche suggerirmi su qual è la strada da imboccare. Fortunata Milano che ha 2A e ha potuto fare un po' tutto in casa, noi non abbiamo queste fortune. E quindi Enel Sole ci propone in sostanza un ricatto, dice l'efficientamento te lo faccio io e ti ripago io l'intervento e ti ripago l'intervento in 7 anni, fra 7 anni ti ricediamo gli impianti. E in un certo senso ci stavamo anche pensando, perché dice guarda, se questa è l'unica strada, piuttosto che scontrarci, alla fine spendiamo talmente tanti soldi di legali. Ma giustamente la segretaria dice, ma scusate, questo però è una forma di affidamento diretto, qua non c'è l'evidenza pubblica, la scelta, non possiamo prendere questa strada. E Enel Sole dice, no, ma noi abbiamo fatto sta, che continuiamo a chiedere a Enel Sole, dacci uno schema di come tu ti sei comportato in altri posti, se è una cosa regolare lo facciamo. E quindi neanche questa strada, perché Enel Sole non ci ha mai dato niente. Quindi non possiamo percorrere l'acquisizione dei pali perché c'è questo scoglio del rapporto con Enel Sole. Ma d'altra parte Enel Sole, che ci propone un'alternativa, non ci dà la via per uscirne. Quindi insomma, adesso andremo avanti, per il momento non è una storia di successo ma una storia di insuccesso, però serve anche raccontarla per confrontarsi con tutti voi. Il finale è, cioè a volte la volontà politica non è sufficiente, io più che politico faccio il dipendente, cioè perché sono praticamente diventato dipendente, cioè devo correre da una parte all'altra per cercare di tamponare un po' Questo è il lavoro che dovrebbero fare i nostri uffici. Quindi c'è un discorso di volontà e di capacità dei nostri funzionari, che per carità
Io lo capisco anche perché lo sono stato. Adesso io come architetto sono obbligato a fare dei percorsi di aggiornamento professionale, cioè noi dobbiamo fare per mantenere i punteggi, per mantenere l'iscrizione all'ordine dobbiamo costantemente essere aggiornati. Per lavorare dobbiamo fare dei corsi, parliamo non so, per esempio quello della certificazione energetica, che io ho fatto non perché voglio fare il certificatore energetico, ma perché mi consente di acquisire delle conoscenze che mi fanno capire come anche si può risparmiare. E quindi io posso fare questi ragionamenti perché ho acquisito un minimo di cultura su questo tema. Il problema è che se loro non hanno fatto questo percorso non capiranno mai che qual è il gap tra il qual è il gap tra quello che sono i costi attuali nel riscaldamento, per esempio nei costi di illuminazione, e quello che si potrebbe risparmiare. E tutti questi meccanismi, se non partecipano alle conferenze, per esempio come questa, o ad altre che ci sono state in regione, dove per esempio mi viene in mente Fondazione Cariplo, che è una delle mammelle a cui tutti ci attacchiamo per portare a casa qualche soldino, raccontava che negli anni passati ha finanziato, ma con tanti tanti soldi, cifre importanti, quello che è l'audit energetico. E loro praticamente raccontavano anche loro, questi soldi sono stati buttati dalla finestra, perché questi audit energetici sono stati fatti, perché c'era il bando, tutti li facevano. Ma il risultato prodotto è stato praticamente scarsissimo, cioè praticamente nullo. Perché poi qui, dove c'è il bando, prendi i soldi e lo fai, compili quei fogli di carta, a volte fatti compilati un po' in qualche maniera, ma poi dopo non si prosegue nel cammino e non si portano a casa i risultati. Parlavo anche degli uffici, adesso qua c'è l'ingegnere che uno dei temi, adesso non ci sono entrati in merito. Parallelamente noi c'era un bando della Fondazione Cariplo e abbiamo partecipato perché finanziava i costi di progettazione per gli interventi di qualificazione. Già questo è un passo importante. Noi abbiamo partecipato. Giustamente l'ingegnere, che poi è qui al mio tavolo, la prima domanda che ha fatto, ma non era la prima volta che si faceva, chiedeva agli uffici: datemi i consumi, perché io per poter portare avanti devo avere tutte le bollette degli ultimi anni, per vedere effettivamente, non per capire quanto avete speso, ma quali sono stati i vostri consumi. Apriti cielo, per riuscire a reperire questi dati, il nostro assessore a bilancio è dovuto andare lui materialmente a prendere queste cose. Cosa scopriamo? A parte i costi infiniti, scopriamo di avere anche 6-7 gestori per l'elettricità. Come si fa ad andare a ricontrattare quando uno non ne ha uno, ne ha 6 o 7, ognuno con tariffe differenziate? Scopriamo anche che abbiamo una miriade di contatori sparsi per il territorio e non sappiamo neanche dove sono. Magari a quei contatori ci ha attaccato qualcos'altro, chi lo sa? Quello che noi in casa nostra facciamo sempre come controlli, qui non si fa. Il nuovo ragioniere che è arrivato, e adesso è un po', lui avviene da un'esperienza diversa, molto più forse concreta, diceva: ma noi nel nostro comunello avevamo Lumino che tutti i mesi si girava i contatori, controllava le letture e quindi controllavamo anche le spese. Perché lui giustamente dice: come a casa mia a volte ti fanno la lettura presunta del gas e magari ti sparano là 50, 70, 100 euro in più. Tradotto in un comune vuol dire 200-300 mila euro in più. Sono quei soldi che ti fanno stare o ti fanno uscire dal patto di stabilità. Quindi basterebbe un controllo semplice a volte di queste cose. E anche ti dà la cognizione dei consumi che tu hai e ti può permettere poi di generare questi risparmi di cui dicevamo. Devo tagliare, ma penso di aver un po' infarinato il discorso. Grazie a tutti, arrivederci.